ci sono dei pro per quanto riguarda poter vedere dei calciatori che sono stati impiegati meno e soprattutto cercare di trarre delle indicazioni positive riguardo a questo. E per quanto riguarda i contro, comunque non possiamo proseguire un programma di allenamenti prestabiliti, quindi con la settimana tipo, però va bene, ci dobbiamo abituare, magari passiamo il turno e poi fra un po' bisogna rigiocare, quindi voglio dire, anche perché negli altri gironi con i turni infrasettimanali c'è un bel po' di caos, quindi noi siamo già fortunati ad avere in questo girone dove eccetto la Ternana non ci sono altri intoppi. Arriva la San Benettese, cerchiamo di. Noi vogliamo dare il massimo, vogliamo guardare a noi stessi con la massima attenzione, la massima, come sempre con rabbia, furore agonistico, con le caratteristiche che in questo momento, che ci dovrebbero, anzi no, che in questo momento, che sempre ci contraddistinguono. Ah, c'era pure più volume, si sente di più. E quindi vogliamo continuare un percorso e questo soltanto se lo vogliamo possiamo farlo e quindi niente, siamo pronti ad affrontare questa gara, ma non pensiamo alla San Benettese, pensiamo a noi stessi. E il mio primo pensiero è proprio per questo, nel senso che ci vuole massimo rispetto per la gente, per i tifosi, per la città di Teramo e visto che c'è questa rivalità, ho più pensieri rispetto a una normale partita di Coppa Italia. Ma questo fa parte del nostro mestiere, quindi credo anche che i calciatori siano lo stesso e che siano molto vogliosi di ben figurare, oltre perché tutte le partite sono da giocare, chi va in campo si emoziona e gioca anche per se stesso, e in questo caso dobbiamo giocare anche con una motivazione in più che è questa.